come si declina il tuo impegno verso il mondo animale? Allora, io sono un'attivista da molti anni e sono nata il 14 luglio, quindi la parola rivoluzione nella mia vita è entrata molto presto e da piccola riflettevo sulle ingiustizie, sulle brutture, sul dolore che soffoca il mondo, quindi ho sempre desiderato fare la mia parte, ho sempre pensato appunto che il mondo lo si crea, lo si fa e ognuno ha una possibilità in questo. E quindi da un po' di anni sono un'attivista politica, ho un progetto di collaborazione con le comunità indigene zapatiste in Chiapas, nel sud del Messico, pensando, nonostante il mio grandissimo amore per gli animali, pensando che forse prima dovevo fare qualcosa per gli esseri umani. Poi invece ho capito che gli animali sono le creature che hanno più bisogno di essere difese, perché sono quelle che in questo mondo già martoriato effettivamente, sono quelle che più soffrono, sono quelle che più subiscono abusi, sevizie, uccisioni, senza nessuna possibilità di difesa. E sono per di più gli esseri che più se lo meritano, perché in loro ho sempre trovato purezza, verità, assoluto. E allora da un anno a questa parte ho concentrato le mie energie soprattutto per loro. E sono diventata vegana e per me questa è una cosa importantissima, perché essere vegani è una rivoluzione vera e propria. E non solo per gli animali, questa per me è la prima cosa, perché è il modo per dire basta e per mettere fine finalmente a questo olocausto animale che queste creature vivono, perché negli allevamenti, soprattutto intensivi, c'è solo dolore, c'è sfruttamento, c'è terrore. E quindi per me la cosa più importante dell'essere vegani è questa. Ma ho scoperto e ho voglia di dire, di gridare, quanto questa scelta sia rivoluzionaria per tantissime cose, prima di tutto per la salute. È davvero la dieta più salutare che ci sia, perché la carne, i latticini sono tossine, per di più intrise di dolore, di terrore, di morte degli esseri che sono stati sacrificati per questo. È una dieta che rispetta l'ambiente, è la dieta che è sostenibile dal pianeta, che può essere sostenuta dal pianeta Terra e che può sfamare la popolazione mondiale adeguatamente, perché la nostra dieta onnivora può sfamare solo poche centinaia di milioni di persone. Non è sostenibile una dieta onnivora per più di 7 miliardi di persone, e quindi verso tutta la popolazione che la Terra sta raggiungendo. E quindi è qualcosa di molto potente e di concreto, che davvero crea un mondo diverso. È una cosa che da sola aggiusta tante cose, ed è veramente importante ed è fattibile e fa bene a tutti. E un'altra cosa che mi interessa molto, per quanto ovviamente posso fare sì, ma nel mio piccolo, ma come in tante battaglie, ma un'altra cosa atroce che mi sconvolge è la vivisezione, una battaglia importantissima, intanto perché le torture e il dolore che vivono questi esseri sono atroci. Noi spesso, l'essere umano spesso, forse per convenienza, anzi sicuramente per convenienza, pensa che gli animali, come se non sentissero niente, no? Come se fossero così, con una scorza talmente dura che gli si può fare tutto. Invece gli animali hanno una sensibilità estrema, 100.000 volte più grande della nostra, forse solo in parte paragonabile a quella che avevamo da bambini. E quindi questi esseri, queste creature che si ritrovano in un posto senza sapere dove, come e perché, torturati, attaccati a macchinari, con le scatole craniche aperte, è davvero qualcosa di insopportabile, anche perché ormai tantissimi ricercatori ci dicono come questi metodi non abbiano portato i risultati sperati. Non siamo topi di 70 kg, dobbiamo anche per la salute umana pretendere una scienza vera, etica, che si basi sui metodi alternativi, che ormai sono tanti ed efficaci. E bisogna assolutamente mettere fine a questa tragedia enorme che nei laboratori di tutto il mondo ogni giorno va avanti.
Questa è una battaglia molto importante che mi tocca profondamente.